Salve a tutti ragazzi, sono Mr. X, questa è la quinta parte di Adventures Island. Praticamente nella parte precedente, dopo essere riusciti a sconfiggere l'ultimo boss, ovvero il boss marino, che non era tanto complesso ragazzi, però adesso ci avvicineremo ad una parte piuttosto complessa, ovvero secondo me la più difficile. Non è tanto l'ultimo boss ragazzi, quello difficile, ma è decisamente questo, sia per la velocità è tutto, sia per la resistenza, nonostante avremo un'arma piuttosto forte. E adesso prima di tutto c'è da fare alcuni piccoli passaggi, ovvero infatti avrete notato che sono riuscito a sbloccare ancora un cuore e di conseguenza ce ne mancheranno due per raggiungere diciamo il nostro repertorio, per aggiornare diciamo il nostro repertorio. Adesso praticamente sono riuscito a fare questo piccolo passaggio qua, ovvero mi sono sbagliato per una cosa, perché l'obiettivo è quello di raggiungere l'altro lato, diciamo. Adesso ripetiamo un attimo l'operazione, e infatti qua dobbiamo entrare qua dentro al fine di prendere di nuovo la forma del Tiny Man, perché soltanto con l'ausilio di quella forma lì potremo raggiungere questo piccolo passaggio. Adesso vi farò vedere. E usciamo dalla porta. Perfetto, spacchiamo qui e scendiamo, facciamoci cadere. Qua no, non c'era nulla da fare, dobbiamo catapultarci praticamente sopra quella piattaforma in alto. Perfetto, perfetto, accidenti, aspettate. Perfetto, catapultiamoci ed entriamo in questa porta in modo tale da finire in questa. Ok ragazzi, adesso arrampichiamoci sul muro, spacchiamo questo lato qua diciamo di pietre che bloccano il nostro passaggio. Perfetto. Ed entriamo in questa porta. Ragazzi, grazie a questo piccolo passaggio qua riusciremo prima di tutto a reperire una spada piuttosto molto importante. Grazie a questa spada qui è quella che riesce a far apparire i blocchi da queste piastrelle con la forma di stella. Adesso ci esercitiamo giusto per far apparire i blocchi e salire fino a questa porta. Perfetto, adesso ovviamente riutilizziamo la spada in precedenza e riprendiamo di nuovo le sembianze da leone. Perfetto, adesso vabbè, c'è ancora l'uomo acquatico, risaltiamo sopra e riprendiamo le sembianze da leone. Molto bene. Rientriamo di nuovo in questo passaggio per l'ennesima volta ragazzi, forse magari potrebbe essere un pezzo piuttosto ripetitivo, però ragazzi, piuttosto che nulla, almeno avete visto un po' di più, diciamo, curiosità in merito a questo gioco. Ok. No, era l'altro condotto quello da prendere, vi chiedo ancora nuovamente scusa ragazzi. Ok, attenzione. Perfetto. Condotto giusto, ragazzi, e proseguiamo verso sinistra. Ok, ragazzi, ci stiamo incamminando praticamente verso il nuovo dungeon. E la situazione qua, infatti, si sta facendo molto, ma molto più complessa, anche perché, ripeto, secondo me è più difficile questa parte che la parte proprio finale del gioco stesso. E poi ne vedrete anche i motivi. Facciamo attenzione ai serpenti blu ragazzi, che sono piuttosto resistenti. Avete visto anche che tendono a saltare. Anche se abbiamo, ecco qua, diversi cuori, non è mica detto che riusciamo a cavarcela. Anche perché avete visto che tendono proprio ad attaccarci
alle spalle. Eccoli qui, avete visto ragazzi, che simpatica. Ma te pensa che roba. Accidenti. La Madonna. Non si vogliono proprio far prendere. Avete visto che roba? Vabbè, comunque bando le ciance, ragazzi. Proseguiamo sempre a sinistra, che è la strada che dobbiamo prendere. E sì, giusto. Perfetto. La Charm Stone. Beh, oramai arrivati a questo punto non ce ne serve più di tanto di Charm Stone, però va bene ugualmente. Sì, più che altro servivano per prendere determinate armi che erano piuttosto anche carine, anche piuttosto intermedie, come la Lucky Sword anche. Comunque non importa. Ammazziamolo benissimo. 7 monete. Qui vediamo se c'è qualcosa. Ok, attenzione a questi simil Pac-Man con il cappello blu. Dai, che ce la facciamo. Dai, perfetto. Siamo proprio bravissimi. Ok, ragazzi, qua dobbiamo indossare prima di tutto la Dragon Mail, perché qui è in modo tale da poter stare nella lava, perché sennò ci fanno parecchio male. Proprio in caso di emergenza, ragazzi, è sempre meglio utilizzarla. Benissimo. Attenzione a questo pipistrello. Anche a questo. Ok, ragazzi. In primis ammazziamo questo. Avete visto come insiste, ragazzi? Beh, io mi sono gettato nella lava, così almeno grazie all'armatura non mi fa nulla. Saliamo qua, andiamo sempre verso sinistra, ragazzi. Facciamo molta attenzione adesso, perché dovremo sconfiggere questi spiriti blu grazie all'ausilio, diciamo, delle nostre frecce. E uno è andato, adesso pensiamo all'altro. Si trovano più che altro dall'alto, sempre proseguendo verso sinistra. Eccoli qui, ragazzi, sono in due. 1, 2, 3, preso. Adesso manca suo fratello. Eccolo qui. È andato. Ok, ragazzi, facciamo decisamente attenzione, perché adesso ce n'è un altro qui che blocca la nostra camminata. Utilizziamo i fulmini se li avete, o altrimenti dobbiamo gettarci a combatterlo. Nulla di più difficile. Proseguiamo. Vabbè, il cuore è andato a ramengo. Lasciamolo perdere, ragazzi. Facciamo attenzione anche qui al girasole, che rompe decisamente le scatole. Molto, molto bene. Attenzione, prepariamoci. E qua comincia a farsi un pochettino complesso, però ragazzi è assai importante andare dal lato di sopra, perché esisterà una porta segreta dove avremo una spada da comprare, una spada piuttosto potente. Molto costosa, ragazzi, per carità, però decisamente importante per proseguire la nostra avventura. Ed eccola qui, ragazzi. Abbiamo speso un po' di soldi, però questa spada vi assicuro che è potentissima. 164 d'attacco, avete visto che roba? Perfetto. Sì, proseguiamo, evitiamo di... Vabbè, abbiamo preso delle frecce, comunque evitiamo di... lasciarci un po' troppo trasportare dall'emozione della nuova spada, perché prima che questi ci possano fare un male cane... Ecco, colpito. Colpito e quasi affondato. Dai, dai, se.
Ma porca miseria, eccolo qua. Ma porca miseria, dai, su. 60 monete, dai. Proseguiamo. Allora, andiamo un attimo qua sotto per un motivo. Perché questo troll qua, ciclope qui o come vogliamo definirlo, possiede un cuore che ripristina tutta la nostra energia. Ora, ragazzi, dobbiamo semplicemente tornare un attimo indietro e prendere la strada superiore. Ovviamente senza cadere di nuovo nella trappola dei colpi. Eccolo qui, avete visto? Ecco qua, avete visto che bravo che sono? Mi sono fatto fregare un'altra volta. Ah, signor. Allora, ok, ragazzi, siamo arrivati a questo tempio qui, questo tempio di samurai. Ed è la parte che odio più in assoluto, ragazzi. Ma veramente. Perché questi ninja qua, ninja e samurai che incontrerò, sono veramente cattivi e molto resistenti. Molto cattivi e resistenti. Pertanto, appunto, ragazzi, io suggerisco di metterci tutta la concentrazione. Perché veramente è una cosa molto, molto complessa. Charmstone. Attenzione a quelli verdi e quelli blu perché sono quelli più resistenti e sono quelli che si muovono di più in gruppo. Dai, perfetto. Non è ancora finita, eh. Eccoli qui. Mi sono fatto fregare anche da queste cose blu. Cioè, ma tu pensa come sono... Non sfigato. Stra sfigato. Ecco qua. Oh, porca miseria, ho dovuto utilizzare una revival pill. Vabbè, non importa. Però perlomeno mi ha ricaricato tutti i cuori. Adesso di cagate non ne devo più fare. Ammazziamo questo samurai con il boomerang. Io adesso sto procedendo lentamente al fine di non utilizzare nessun'altra revival pill. Sembra il colmo dei colmi, io dico. Non faccio erroraci in posti più... Cioè, all'inizio dove ti trovi più nemici, ma per proprio errare in questi posti qua. Ma è una cosa incredibile. Per questo io questo posto lo odio. Non mi crea problemi nemmeno la parte proprio finale, dove... Devi utilizzare nuovamente tutte le forme, se nel castello del nemico, insomma... Boh, non capisco, a volte i giochi come venivano strutturati. È il bello appunto dei retro games, ragazzi. Imprevedibili. Non come adesso che esistono giochi dalla difficoltà semplice, trama zero. Qua invece la trama esiste, gli obiettivi esistono. E inoltre la difficoltà, ragazzi, è veramente incredibile. Questo è proprio il vero significato di un videogioco. La vera passione, la capacità di sentirsi un gioco proprio nel vero senso della parola. Comunque vabbè, io ho avuto la fortuna di nascere nel 1988 e di godermi buona parte di questi giochi. E c'è gente che ha avuto la fortuna di giocare ancora prima di me, quindi io stimo veramente queste persone che sono nate prima di me e che hanno avuto la possibilità di giocarci molto di più di me. Comunque chiusa parentesi ragazzi, scusatemi. E proseguiamo, attenzione sempre a questi samurai e a questi ninja che mi hanno già fatto un mare cane. Dai, comunque siamo quasi arrivati al boss da affrontare. Proseguiamo, ecco, attenzione a questi blocchi levitanti che io consiglio di evitare. Di evitare proprio che ci cadano addosso. Andiamo sempre a sinistra. Qua troveremo una bella sorpresa se non camminate. Esatto, eccolo qui. E uno è andato. Uno scudo interessante. Ci ha regalato proprio lo scudo da 170 di difesa. Buono, buono, accettabile. Attenzione che qua ce ne arrivano altri. Massacrato. Dai, 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 che ce la facciamo. Sta andando fin troppo bene, ragazzi. Attenzione a questo qua blu. Questi sono molto resistenti, eh. Però avete visto l'utilità dei boomerang? Adesso andiamo avanti. Grazie dello scudo che ci difende.
Dai, su. Dai, perfetto. Ed entriamo in questa porta. Vabbè, forse potevamo anche entrarci ed evitare lui, però vabbè, non importa. Dai, c'è ancora poco da sopportare. Dai, su. Muori anche tu. Dai. Oh, un cuore, dai. Ok, questo si mette male, molto male. Uno è andato. Manca questo suo amico qui. Questi qua blu sono molto resistenti, Morto anche tu. Benissimo. Oh, in teoria adesso dovremmo avere la via libera. Perfetto, ragazzi, siamo arrivati al penultimo boss. Ovvero questo specie di alligatore samurai. Molto cattivo, molto... veramente cattivo, ragazzi. Uno dei boss che temo più in assoluto. E per di più anche per la sua resistenza. Nonostante abbiamo anche un'arma molto forte, ragazzi. Non è nulla da escludere. È proprio strutturato male. L'obiettivo è quello di evitare i suoi colpi. Quando lui lancia in alto la katana. Se noi restiamo fermi, lui non ci colpirà. Ma bensì se ci avviciniamo troppo, ovviamente ci terrà una katanata di quelle potenti. E di conseguenza molto molto male per la nostra salute, ecco. Non è tanto pericoloso il colpi che spara lui, però più che altro le sue katanate. Non so neanche se è il termine giusto da utilizzare. 74 di vita, dai. Ce la possiamo fare. Non è malaccio. 72. Spettacolare, ragazzi. Su, benissimo. 64. No, la mia energia, accidentaccia. Ho due cuori e tre quarti. Questa sì che è una brutta cosa. No, accidentaccio. Dai, 41. Ah, sta mettendo male, eh. 30, dai, su. 27, su. Ancora per poco, dobbiamo resistere. Ragazzi, questo è il boss che odio più in assoluto. Deve esserci bene o male in ogni gioco il boss che ti fa sclerare di più. ...18 di HP, dai. 15, ancora per poco. Nove. No, non dico parolacce. 6, dai. Conto la rovescia, eh. 3. Dai, ti prego. Non farmi sì che mi tolga 2, ma massacrato, vai. Perfetto. Possiamo tirare un respiro di sollievo. Recuperiamo un po' di soldi. Prima che la fiammella della maledizione ci colpisca un'altra volta, trasformandoci nell'uomo falco. Hawkman, eccolo qui. Perfetto, ragazzi, saliamo di sopra volando, che l'abilità, diciamo, di questo personaggio è di volare. Apriamo il forziere e torniamo da dove veniamo. Quanti soldi. E per di più un cuore. Vediamo qua dentro che cosa c'è. Nah, niente, non abbiamo abbastanza carisma. Perfetto, ragazzi, la parte 5 terminata e vi saluto, ci vedremo alla parte finale. Ciao a tutti!